Amici sportivi, è una nuova puntata di Bordo Campo Serie B. Questa sera potrebbe arrivare la notizia che è nell'aria oramai da stamane, ovvero il possibile esonero di mister Auteri a causa della partita di domenica, della sconfitta contro il Varese. Quindi l'avventura di Auteri potrebbe finire qui. Al suo posto vari nomi sono stati fatti, ma quello che emerge di più chiaramente è quello di Tesser, perché è lui che è stato in sede fino a poco fa a Latina, dove ha incontrato i dirigenti appunto per giungere ad un accordo per la prossima, per questa stagione in corso, appunto sostituendo il tecnico siciliano. Ma ne parleremo chiaramente con Domenico Ippoliti da Latina, che è con un ospite Latina, uno dei big dei nerazzurri. Intanto volevo salutare mister Beppe Incocciati. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti. A Latina, Domenico Ippoliti con uno dei protagonisti della promozione in Serie B. Il 16 giugno Marcello Cottafava c'era, il principe della difesa nerazzurra. Buonasera e benvenuto Marcello. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora Domenico, noi siamo curiosissimi. Sì, l'ultimo aggiornamento che ti do è quello che non ci dobbiamo attendere ufficialità questa sera. Dunque tutto rimandato a domani mattina per quanto riguarda le sorti di mister Auteri, che comunque sembrano segnate a questo punto, così come domani mattina dovrebbero esserci sviluppi importanti, definitivi, riguardanti la guida tecnica della squadra nerazzurra. Come hai detto te, ci sono buone probabilità per vedere appunto Attilio Tessera alla guida dei Pontini, ma c'è anche la possibilità anche di un colpo a sorpresa dell'ultimo istante. Questo come quest'estate con Auteri, per intenderci. Sì, speriamo che l'esito sia diverso in questo caso, perché insomma, per come è andata a finire, sicuramente non c'è da rallegrarsi. Io vorrei subito fare una precisazione che secondo me, sulla quale insisterà la stessa società. È una decisione secondo me che non dipende dai risultati, perché se andiamo a vedere una sconfitta con il Varese, con l'Empoli ci può anche stare, un pareggio con l'Avellino che attualmente è in testa alla graduatoria ci può stare. Secondo me non si deve giudicare questa decisione del Latina presa la terza giornata in maniera frettolosa, perché non dipende dai risultati quanto dal feeling instaurato tra virgolette tra il mister di Floridia e appunto il sodalizio nerazzurro. Comunque avremo modo di approfondire questo aspetto, Aurora. Certo, anche perché il campionato di Serie B è lungo, quindi dopo tre partite un esonero insomma è anche difficile, no mister? Ma ognuno ha i propri motivi, purtroppo l'anello debole di questo gioco è il ruolo dell'allenatore, questo lo si sa, gli allenatori sanno perfettamente affrontare queste situazioni. Sì, ma io dicevo, non è un dato allarmante. Invece per me sì, perché è un dato allarmante soprattutto per quello che è la categoria. Vediamo e leggiamo spesso, troppo spesso, che purtroppo non si dà più il tempo a tutti i tipi di allenatori. Come diceva il buon Trapattoni, che ci sono due categorie di allenatori, quelli esonerati e quelli che stanno per esserlo. Purtroppo oggi si dà, secondo me, troppo frettolosamente il giudizio di un allenatore, che in questo caso, ma vorrei ricordare anche in settimana, è stato allontanato dal Grosseto statuto, peraltro credo abbia fatto soltanto una partita. Una partita, sì, 90 minuti, quindi proprio quindi, insomma, esonero flash, questo è un po' di Lucarelli nel Pisa. È vero che ognuno poi fa quello che vuole, però insomma si sancisce quello che è un discorso a priori, dove c'è sicuramente l'errore a monte. Evidentemente nella scelta non si è tenuto conto anche degli aspetti caratteriali, ma nello sport credo che insomma, a differenza di quello che diceva prima Ippoliti, credo che insomma sono i risultati che favoriscono un po', ecco, il ruolo di chi poi ha le responsabilità. Sì, ma poi anche l'amore, se non sboccia, non sboccia. Tipo tra, ma cosa c'entra? L'amore è tra un uomo e una donna. Vogliamo sapere anche da casa cosa ne pensate, quindi scriveteci con gli sms al numero 331 che sta per apparire in sovraimpressione, e poi chiaramente anche su Twitter
facendo chiocciola Teleuniverso oppure utilizzando l'hashtag Bordocampo Serie B. Quindi vogliamo sapere che cosa ne pensate. Ecco, appunto, se mi rimandate cortesemente il numero degli sms, che ancora non lo ricordo, 331 12 45 625, 331 12 45 625. Quindi vogliamo sapere cosa ne pensate di questo poi eventuale esonero. Domenico, non possiamo nemmeno darla per certa. Eh sì, siamo sempre nell'ambito dell'ufficiosità, di ufficiale ancora non c'è nulla. Io prima di chiamare in causa Marcello faccio una premessa doverosa, il ringraziamento a Latina Calcio per aver innanzitutto mandato un ospite in un momento così importante e delicato, e poi ringraziamento anche a Marcello che si espone in questo modo dopo la non felice prestazione di ieri. E allora un commento, Marcello, su quanto state vivendo in queste ore. Ma è difficile dare un commento, anche perché il nostro ruolo, il mio ruolo di calciatore, non è quello di intervenire o dare giudizi su queste situazioni. Noi siamo dispiaciuti per il risultato, per quello che non siamo riusciti a dare in campo, e questa è la nostra priorità, il nostro pensiero. Poi tutto quello che sta succedendo nell'ultimo ore di contorno, io personalmente lo vengo a sapere un po' da social network, internet e telefonate varie, però siamo un po', diciamo, all'oscuro. So che la società sta lavorando in questa direzione qua, però non voglio e non so, non sono nemmeno in grado di dare giudizi. Personalmente sono dispiaciuto per questa partenza di campionato, che nei nostri pensieri era sicuramente diversa. Ecco Marcello, prima di soffermarci su quella che è stata la partita di ieri, parlavo di un feeling che non si è formato tra il tecnico di Floridia e la stessa piazza nerazzurra, culminato poi con l'attrito, chiamiamolo così, di ieri, con un coro che ha scatenato anche un commento che non è piaciuto alla tifoseria stessa, comunque poi ne parleremo. Dunque, poca intesa con la piazza. Poca intesa con la stessa stampa, lo posso confermare perché in sala sei stampa... stato te, Domenico. È colpa mia. Sì, Peppe, dalla ci sono stati dei battibecchi, chiamiamoli così per usare un eufemismo. E poi l'altra componente è la squadra con Nauteri. Ma la squadra con Nauteri non ha mai avuto problemi. Penso che parte del nostro lavoro sia anche quella di escludere, estranearci da tutto il contorno, sia nel bene che nel male. Ovvio, si percepiva soprattutto nella piazza, nella tifoseria, un po' di scetticismo, anche forse per qualche screzio dell'anno prima, perché il motivo poi fondamentalmente è quello, perché non è inizio campionato, è una preparazione, non è che si possono dare dei giudizi. Però la squadra è sempre stata, ecco, forse culminata negli ultimi 10 minuti col Varese, con un coro, perché fino a quel momento lì comunque non c'erano stati cori o prese di posizioni importanti di tifoseria. Quindi la squadra ha sempre lavorato con e per Auteri, come è giusto che sia e come deve fare fino all'ultimo secondo un giocatore. Per me Auteri è ancora il mio allenatore finché non c'è l'ufficialità, quindi questo posso garantire come senatore o più vecchio della squadra. Mi prendo la responsabilità assolutamente che tutta la squadra ha sempre fatto di tutto per sostenere l'allenatore, ma penso che sia anche una precisazione sciocca, perché così deve essere. Purtroppo in campo i risultati e anche il gioco non sono stati quelli che sia il mister e noi volevamo che fosse, quello non è dubbio. Allora, forse io invece mi chiedevo, forse Auteri potrebbe pagare anche la poca esperienza che ha in questo torneo, nel torneo cadetto? Ma sì, forse, non lo so, è sempre difficile dare dei giudizi. È ovvio, anche il mister è al secondo anno in questa categoria, quindi ci sono anche diversi esordienti per il Latina. Questo penso che però dopo un po' possa diventare un alibi. In fase di preparazione, magari la prima giornata, si può anche, fra virgolette, nascondere o giustificare certe prestazioni con esordi, con approccio alla categoria. Però penso che a questo punto qui calcio è calcio, è ovvio, una categoria superiore, ma nessuno fino a ieri faceva un altro lavoro e giocava a calcio, quindi poi c'è il rischio che tutto ciò diventa un alibi o un nascondersi per non affrontare i problemi che ci sono. Quindi sì, un po' in percentuale questo aspetto qua di diversi esordienti
o magari anche il mister che comunque dal secondo anno in Serie B può aver inciso, ma non credo in Marcello, maniera però determinante. nella panchina del Varese ieri c'era Sì, Sottili infatti, che l'anno scorso era retrocesso con la Carrarese, quindi insomma no, infatti è un è vero aspetto che che, non conta poco. tutto per carità, non è che relativo. devo difendere io Auteri, però insomma io credo che insomma, la fretta l'abbia fatta un po' da padrona. È un campionato, tu lo sai benissimo, lunghissimo questo qua. Poi mi viene immediatamente in mente quello che è una differente struttura, no? Nell'approccio con gli allenatori. Abbiamo visto il Milan di Allegri il primo anno, 5 sconfitte consecutive, la stessa cosa fatto con il Cagliari, eppure è stato tenuto lì proprio perché credevano in Sì, ma questo lì c'era un allenatore. Alla pubblico fine. che sapeva aspettare. A Latina invece c'è un pubblico che non vuole aspettare, Ma il forse pubblico, perché è se lo, sempre una questione di il feeling. pubblico se lo fa con un allenatore, non è detto che non lo faccia anche con l'altro, perché magari dovesse arrivare anche, non so, Mourinho, se non vince il pubblico si lamenta. La credibilità di un allenatore si quantifica un po' in quella che è una caratura nel trasmettere un credo tecnico, che è quello che poi è alla base del gioco, no? E quindi semmai gli errori devono essere limitati da subito, ma ripeto, secondo me, vista l'importanza del campionato e visto tutto il tempo che c'è a disposizione, forse è stata una scelta frettolosa. Io intanto vi ricordo, scriveteci su Twitter a @teleuniverso oppure usando l'hashtag Bordocampo Serie B e poi inviateci i messaggi e anche chi non è tifoso del Latina può dirci cosa ne pensa di questo eventuale esonero dopo 3 giornate. Ma ritorniamo alla sconfitta di domenica al Francioni contro il Varese per 3-0. Il servizio è il nostro Giovanni Giuliani. Quanto è dura la Serie B? Il Latina, nella seconda uscita consecutiva di fronte al proprio pubblico, perde 3-0 contro il Varese e rimane con un solo punticino dopo 3 giornate. I nerazzurri si presentano in campo con il consueto 3-4-3 e c'è Gezal dal primo minuto. Buona la partenza dei padroni di casa che al secondo minuto si rendono pericolosi con un calcio di punizione dal limite. Jonatas però manda alto sopra la traversa. La gara si gioca soprattutto a centrocampo. All'undicesimo da segnalare un brutto infortunio a Corsa Degiosa, costretto a lasciare il campo per fare spazio a Brosco. Nella parte iniziale del match non succede molto, il Varese ci prova prima con un colpo di testa che finisce alto, poi al 24esimo va in rete. Pavoletti conquista una punizione da 25 metri, lo specialista Zecchini disegna una parabola perfetta battendo Jacobucci. Il Latina accusa il colpo e si fa rivedere in avanti solamente al 39esimo, quando su un calcio d'angolo dalla destra, battuto da Negro, ci prova di testa Cottafava, trovando però sulla linea di porta un doppio salvataggio da parte della difesa ospite. 2 minuti dopo si rende pericoloso Milani, il suo tiro centrale non impensierisce Bastianoni. Nella ripresa Auteri inserisce Barraco per Alassane e all'undicesimo c'è la prima occasione per il pari. Gezal infatti prende palla sulla sinistra, si accentra e spara di destro con la palla che sfiora il palo. Poco dopo arriva però il raddoppio ospite, triangolazione al limite dell'area di rigore tra Neto, Pereira e Khalil, con quest'ultimo che va in rete. I padroni di casa sotto di 2 reti ci provano al 26esimo. Barraco arriva ai 30 metri e cerca la porta con un destro che costringe Bastianoni ad allungarsi respingendo con i pugni. La risposta di Biancorossi però è immediata. Fiamozzi affonda a destra e mette al centro per Pavoletti, velocissimo ad anticipare Brosco. La palla finisce fuori di poco. Nel finale, con tutti i pontini riversati in avanti, arriva anche il 3-0 da parte del Varese. Bella l'azione di Neto sulla destra. Palla per Rea che di prima intenzione impegna Jacobucci, che è bravissimo a rispondere, ma che però non può nulla sul tapine vincente di Pavoletti, che a porta spalancata non può certo sbagliare. La gara si chiude qui. Prossimo impegno ora con il Cittadella. L'impressione è che per Auteri sia già l'ultima spiaggia. E invece sembra che non possa andare al tombolato Auteri, ma usiamo sempre il condizionale noi questa sera. Intanto volevo chiedere a Marcello cosa è successo dopo il gol. Non siete riusciti a reagire perché era un Latina prima del 24esimo che era riuscito bene o male a controllare, no? A manovrare, se non, pur non avendo tantissime idee. Sì, ma io penso che nel primo tempo la differenza sia stata proprio quella punizione di Zecchin, che è stato bravissimo, ha tirato molto forte a fil di palo, e lì è stato solo quell'episodio lì che ha un po' fatto cadere l'equilibrio verso di loro, perché onestamente non avevamo fatto benissimo, però avevamo tenuto il campo bene, loro non erano praticamente quasi mai stati pericolosi. Poi nel secondo tempo, effettivamente sul 2-0, anche psicologicamente è stata dura reagire. Abbiamo cercato
un po' più con l'orgoglio, con la voglia di non mollare mai, di gettarsi in avanti, però in maniera un po' confusionaria. Peccato perché poi dopo è facile dire una punizione può cambiare il sorte di una partita, però quel gol lì ci ha un po' tagliato le gambe. Ora anche la situazione un po' tutto intorno a noi, a volte basta un piccolo episodio per destabilizzarci e rientrare sotto di un gol dopo un primo tempo del genere in casa veramente ha bruciato molto. Peccato perché secondo me l'approccio alla partita è stato molto buono, ripeto, abbiamo fatto quello che volevamo fare contro una squadra buona, poi nel secondo tempo volevamo uscire e provare a vincerla, invece così non è stato e c'è molto rammarico. Però Marcello, da sottolineare, nei minuti conclusivi, sotto di tre gol, la curva ha iniziato ad incitarvi. Sì, è stato veramente qualcosa di strano. In 18 anni di carriera non mi era mai successo e non voglio fare il ruffiano, come in questi casi può sembrare facile, però veramente è stato un atto di amore, se non per noi giocatori, ma per il Latina Calcio e per la maglia, perché veramente dopo una partita del genere uscire fra gli applausi, soprattutto con l'incitamento verso la Latina Calcio è stato qualcosa di unico che veramente fa onore a tutti e non penso sia stato regalato o un gesto ipocrita. Quindi peccato perché vedere due partite di fila e il Francioni pieno così, quasi come playoff, è qualcosa di straordinario. E sembra un po' di vedere le foto del Latina A datate giugno. quando, esatto, ma anche molti anni fa quando ogni tanto vedi in giro qualche foto in bianco e nero del Latina con gli stadi gremiti. E questo veramente fa male perché io ero qua l'anno scorso e abbiamo fatto tantissimo per raggiungere la categoria e creare entusiasmo nella piazza. La piazza ci ha seguito e non riuscire a ripagarla è un altro dolore, però non bisogna fare drammi, la strada è ancora lunga. Sono convinto che questo gruppo, a prescindere da quello che succederà, se sarà con Auteri o se non sarà con Auteri, non mollerà mai fino alla fine perché conosco, anche se da poco, alcuni miei compagni, sicuramente nessuno mollerà di un centimetro. Comunque è stato un segnale positivo, mister, quello del pubblico che ha applaudito la squadra, nonostante il 3-0 in casa, però siamo sempre alla terza giornata, ricordiamolo come dicevi tu. Invece Marcello prima parlava dei 18 anni di carriera. Marcello, come hai ritrovato il torneo cadetto? Visto che tu la conosci benissimo, la Serie B. Ma sempre, si dice spesso il calcio è ogni anno i campionati sono sempre più scarsi, le regole, i giovani, invece penso che alla fine ogni categoria ha le sue difficoltà. Ora abbiamo fatto poche partite, ho visto qualche altra partita alla TV, ritrovo una Serie B dove bisogna correre e lottare su ogni pallone. Poi la qualità, ovvio, alcune squadre hanno più qualità di altre, indubbio. Però se non si corre di più, se non ci si mette determinazione, se non si considera ogni palla quella più importante della partita, anche grandi squadre rischiano di cadere. E poi ovvio che durante il campionato si livellerà il tutto e le squadre più attrezzate ovvio che posizioneranno una classifica migliore. Però come sempre la Serie B è un campionato dove l'equilibrio lo deve fare da padrone. Penso che quando mi chiedono allora la B così, equilibrio, perché veramente in 1, 2, 3 settimane succede di tutto. Quando c'è il turno infrasettimanale, si vede la classifica prima e dopo, sembra che siano passati 3 mesi. Quindi penso che il lavoro quotidiano e la serietà siano le caratteristiche principali di una squadra per poter ottenere una salvezza che è il nostro primo obiettivo. Allora, leggiamo qualche SMS insieme, ci state rispondendo in tanti. Allora, vediamo un po' cosa scrivono i nostri telespettatori da casa e cosa ne pensano. Vero, comunque, il mister non ha mai fatto niente per rendersi simpatico e non si è dimostrato all'altezza della situazione, ci scrive un tifoso da Latina. Auteri, se hai un minimo di dignità, dimettiti.
Mister Auteri non ha fatto nulla per entrare nel cuore dei tifosi, però questa è anche una questione di carattere poi, ne parleremo adesso. Grazie per averci liberato dal professionista, ora fino alla fine Forza Latina. Come si fa a prendere l'allenatore Auteri che Sander ha battuto? Ma perché non prendiamo Incocciati, Forza Latina? Mister, non è che devi andare a Latina. Ciao grande Cotta Fava. Però è una questione anche di carattere, no mister? Forse l'approccio che ha Auteri con stampa, con tifosi, ma anche forse nel quotidiano lui è così. Guarda, in questo mestiere, nella storia di questo mestiere ci sono delle situazioni incontrovertibili, cioè ogni tipo di allenatore ha vinto e ha perso, quindi non dipende assolutamente, non c'è un prototipo che dice sei simpatico alla piazza e vinci, non è assolutamente così, è successo negli anni che allenatori odiati, antipaticissimi, hanno vinto e stravinto nelle piazze. Quindi non è questo l'elemento principale del giudizio. È chiaro che se vai dietro a quello che è un'emozione di un tifoso, io ricordo sempre, ho avuto Radice come allenatore, mi diceva sempre, tu devi sapere che nello stadio, allora si parlava di San Siro dove c'erano 80.000 persone a domenica, come adesso, diceva, se tu metti un foglio, un taccuino con un abiro a ciascun sostenitore, ognuno fa una formazione diversa, quindi non c'è mai l'unione di sensazioni da parte dei tifosi. Ed è chiaro che l'entusiasmo sì rappresenta qualcosa di importante, soprattutto in momenti difficili, però bisogna tenerlo nella giusta considerazione. La squadra, come giustamente diceva Cotta Fava, è un insieme di elementi. Primi in assoluto sono i calciatori, che non devono, sono d'accordo, crearsi l'alibi, perché non lo sport è l'alibi, è la prima cosa da annullare, e soprattutto capire, perché poi andremo a vedere, io ho visto un po' di situazioni accadute nell'interno del rettangolo verde dove ci sono i principali attori, sono i calciatori, che se hanno maggiore attenzione forse soprattutto nel primo gol, poi lo andremo a vedere. Quindi visto la che lo diceva prima, ma rimontare sono delle senza, perché domenica. io sono questo stai dicendo? No, quantomeno non li prendevi quei gol se c'era maggiore attenzione. Attenzione, perché questo abbiamo Cotta Fava, no, tu no, adesso ma hai selezionato manca questi, ma no, sulla ma difesa. Ma non è, ci sono delle, ma io conosco i giocatori, lo sono stato, sono allenatore e so che un elemento importante, a prescindere dall'allenatore, quando si è in campo bisogna avere la massima attenzione. E quindi la massima attenzione, soprattutto quando si ambisce a categorie importanti, dove incontri giocatori che hanno la furbizia, che hanno l'intelligenza, cioè usano forse in maniera migliore il cervello, come dire, ti fanno fesso, come si dice dalle nostre parti. E quindi la migliore attenzione, secondo me, serve. Tu però un po'. Mi parli di attenzione, ma Auteri in sala stampa ha parlato ancora di timidezza. Tu, Domenico, c'eri in sala stampa, no? C'ero, ho ascoltato, ho parlato di timidezza e del caldo che ha influito sul rendimento della squadra. Ecco, appunto, allora ascoltiamo proprio questo piccolo pezzo dove parla di alcuni, secondo lui, del caldo e della timidezza, la timidezza soprattutto che ha influito nuovamente nella prestazione dei suoi. Ascoltiamo Auteri. Sicuramente mi aspettavo di più, siamo stati per la terza partita consecutiva un po' timidi inizialmente, anche se abbiamo fatto benino, ma timidi, timidamente, con paura, con titubanze nella proposta del gioco offensivo, con poco movimento, e poi abbiamo preso un gol che sicuramente era evitabile, praticamente alla prima mezza occasione da parte del Varese. Non abbiamo avuto questa grande forza di reazione, complice anche il caldo, loro hanno un po' speculato. Siamo mossi poco e male davanti. Probabilmente Ghezzale e Jonathan alla prima partita hanno un po' pagato lo scotto di una giornata calda, caldissima, e abbiamo fatto un po' fatica. Sicuramente non sono contento, sicuramente non abbiamo fatto bene, sicuramente lo 0-3 è sempre uno 0-3, una sconfitta, ma non è proprio l'esatta analisi della partita, ma conta veramente poco. Chiaro che dobbiamo migliorare. Da questo punto di vista abbiamo fatto un passo indietro, perché abbiamo manifestato le stesse timidezze, titubanze, paure, anche subito. Io prima ho detto forse il pubblico di Latina non sa aspettare, perché magari potrebbe essere successo qualcosa che io non so tra i tifosi ed Auteri, Domenico.
Sì, ti spiego. Abbiamo parlato dell'incitamento della curva, della tifoseria rivolto alla squadra, però non abbiamo parlato anche di un epiteto, chiamiamolo così, rivolto a Nocera, un invito insomma poco gentile, non possiamo ovviamente riportarlo con parole testuali. Quando è stato chiesto a mister Oteri un commento su quei cori riguardanti la località campana, mister Oteri ha detto dilettanti. E da questo, come poi riportato in maniera abbondante e dettagliata anche dalla stampa locale, da questo si è scatenato il putiferio e la tifoseria non ha digerito questo commento da parte... Quindi Domenico, fatemi capire, la vera contestazione è stata questa, diciamo, non il fatto che Latina avesse perso 3-0. Esatto. Ovviamente il tutto nasceva dal rammarico per il nulla di fatto, per una prestazione comunque incolore da parte della squadra, per una difficoltà anche legata al modulo, perché vorrei chiamare in causa Marcello anche su questo benedetto 3-4-3. Però diciamo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato questo commento del mister, che poi, da quanto mi risulta, avrebbe anche comunque precisato, si sarebbe corretto nel commentare questo coro della curva, che poi è stato riportato anche dalla stampa locale, ha fatto un po' esplodere il caso e la contestazione vera e propria nei confronti dell'allenatore. Ecco, mi dispiace non avere queste dichiarazioni, però quindi io mi attengo a quello che mi dite voi. Ecco, volevo rispondere al messaggio, ho detto prima, i tifosi non sanno aspettare, perché un po' questo poi è tutto il calcio italiano, nessuno sa aspettare, no? Quindi, però mister, quei comportamenti, magari alcune parole dovrebbero essere frenate in sala stampa, no? Sì, ma ripeto, si giudica l'allenatore per quello che riesce a trasmettere in campo, non perché è simpatico o antipatico. Quindi credo che obiettivamente, se la società ritiene opportuno cambiare allenatore, è sicuramente, e voglio pensare che sia così, in relazione a risultati che non arrivano, tutto qui. E detto questo, credo che se si baserà il giudizio su questa componente, a mio avviso è ancora prematuro questo tipo di discorso, perché può accadere comunque sempre. Certo, non sarà poi il caso del Latina, dovesse cambiare, ci mancherebbe altro, però può sempre accadere. Io so che tu hai selezionato alcuni episodi di Latina Varese, ecco, parliamo di questioni di campo. Intanto arrivano ancora messaggi. Cotafava, Milani, Barracco, Brusca, Gin, Secas, era difficile? Questo innominabile ha smantellato una squadra nel nome della Serie B. Oteri lo ha tradito, la sua arroganza, non ha fatto nulla per farsi volere bene dalla tifoseria e dalla città. Pietro, Incocciati, sei un mito, un piccolo sforzo e prendiamo Zeman, perché per la Serie B va bene. È simpatico anche. Sì, poi ancora c'erano anche altri messaggi che poi leggeremo. Intanto parliamo di questioni di campo, va? E quindi abbiamo selezionato questi episodi. No, ma giusto, sentiamo, per ritornare un po' a quello che evidenziava anche Cottafava, sono d'accordo che insomma, se si sta un po' più attenti, soprattutto su quello che riguarda il primo gol, ma vedi, io ho sempre pensato che gli attaccanti, quando si avvicinano alla porta per difendere, fanno sempre di quei casini, Marcello, che se io fossi, vedo che ridi. Quindi io gli attaccanti li ho sempre tenuti distanti da quelle che sono le responsabilità difensive. Perché? Perché proprio quello che dicevi tu, il primo gol, che poi ha un po' tagliato le gambe a Latina, che obiettivamente ha accusato il colpo, nonostante il grande colpo geniale di Zecchin, però c'è un errore di fondo straordinario, che secondo me è stato proprio la causa del gol. Se lo andiamo a vedere, guardiamo che cosa succede. Quando uno decide di stare in barriera, ci sono delle responsabilità chiare e precise. Cioè, qui c'è un gol di Zecchin bravissimo sul palo, difeso dalla barriera, però se andiamo all'analisi, guardate Jonatas, che è quello che praticamente non salta, quindi non attiva quello che è la difesa della porta, perché l'attaccante non ce l'ha questo tipo di disciplina tattica. Che cosa fa? Non salta, guardate, torna indietro, guardate il pallone dove passa, se si può tornare, ecco, guardate il rallenti, così lo facciamo vedere meglio, magari un po' più vicino. È il secondo da sinistra, non salta, guardate, non salta, la palla gli passa a 5 centimetri dalla testa e si insacca inevitabilmente. Bastava semplicemente, ecco, magari se ci fosse stato lì Cottafava,
sicuramente l'avrebbe presa di testa. Questo è un po' il, per rientrare un po' su quelle che sono le attività di pensiero dei calciatori quando sono in campo, perché lì l'allenatore può fare poco, Marcello. Lì quando si è in barriera, lo sai benissimo, ci sono delle situazioni per controbattere, e una delle più importanti è quella di anticipare con un salto, perché gli altri componenti della barriera lo fanno attivamente. Jonatas decide di non farlo, attaccante, e quindi si prende gol. E sì, questo sì, è il primo gol. Condivido, non so se ora qua anche la prospettiva se l'avesse presa, però sicuramente io ho avuto allenatori che anche in settimana allenavano la barriera per prendere il tempo per saltare, quindi quando uno è in barriera è una grossa responsabilità, anche perché è un calcio piazzato statisticamente da dove vengono più gol. Ma quindi... soprattutto perché tu sai benissimo che il secondo della barriera è sì, quello primi, che... Sì, il secondo e il terzo, quelli centrali... Sono quelli diciamo, più sono alti quelli... che proprio per evitare la traiettoria certo. di passaggio del pallone. Invece sì, guardate, vabbè. Rimane proprio con i piedi il praticamente a terra. Il pallone sembra che passi molto alto, onestamente è una traiettoria importante quella di Zecchin, ha fatto un grande... Sì, 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 senza nulla togliere a Zecchin per carità, però io credo che... Però scusate, tu Marcello non hai nulla da invidiare a Zecchin. No, ricordiamo tutti Viareggio Latina dello scorso anno. Ma lui segna da centrocampo, Aurora. Anche, no, io quel gol lì ancora lo ricordo. Tu Domenico lo ricordi? Certo, come no. Comunque, tornando a noi, Aurora, insomma, e ricordando che tutti i gol sono legati a errori individuali e tante volte anche per quello che riguarda gli uomini che fanno parte dei reparti, vediamo il secondo gol che secondo me insomma c'è una confusione legata un po' a quelli che sono gli aspetti che a mio avviso c'è molto da lavorare su questo sistema di gioco, cioè le due linee di difesa, la linea 3 dei difensori, l'ultima linea difensiva, vediamo qui schierati perfettamente, non c'è filtro nella zona centrale del campo, c'è solo Bruno, vediamo che ci sono anche delle situazioni di... personali, di uscita, di non competenza, lasciando sguarnito quello che è un eventuale e probabile passaggio dove Khalil bravissimo si inserisce e batte a rete come se fosse un gioco semplice. Anche su queste situazioni c'è poca, diciamo, poco dialogo per quello che è una disciplina tattica tra le due linee, cioè quella della difesa a tre con il centrocampista, che in questo caso proprio non vedo Morrone, c'è solo Bruno, con Milani che è andato ad abbassarsi sulla linea di difensori come quarto uomo, però in zona centrale non c'è filtro e si decidono cose improprie, cose che non esistono. Esce, mi sembra, Esposito, se non erro, non è suo compito uscire, e Cotta Fava all'ultimo, mi sembra che sei tu Marcello. Sì. In quel caso non sa più che cosa fare, perché è vero che c'è un uomo in fuorigioco, però è troppo staccato, decide di rimanere a metà, ma soprattutto la zona lasciata libera da Esposito è fatale per il secondo gol. E da qui poi andiamo a vedere anche il terzo, che insomma è stata anche su questo non abbiamo analizzato a fondo, ma scarsa attenzione, vediamo il movimento dell'attaccante Pavoletti che anticipa sul primo palo, scarsa difesa della porta, vediamo addirittura quando Jacobucci fa rimbalzare il pallone a terra, il primo a buttarsi sul pallone nonostante erano più vicini i difensori del Latina è l'attaccante Pavoletti del Varese, che mette a rete indisturbato. Ecco, questo è un elemento secondo me di attenzione che è proprio della volontà, della convinzione, dell'autostima dei calciatori, e credo che il Latina bene faccia a recuperare questo aspetto, perché poi tutto sommato è una squadra a mio avviso che può tranquillamente salvarsi a patto che gli errori vengano limitati. Beh, sulla carta il Latina è una squadra di tutto rispetto. Esatto. Quindi il consiglio, oppure cosa faresti tu? Il Latina l'anno scorso è riuscita brillantemente e meritatamente a vincere un campionato difficile come quello di Lega Pro, basandosi su una certezza che era quella che era strutturata soprattutto nella fase di non possesso palla. Secondo me in questo momento Latina nella fase di non possesso è un po' sbilanciata nei reparti. Ricordiamo che Latina era la miglior difesa. Ci sono due giocatori simili, ma io lo dico dalla prima giornata di campionato, due giocatori simili che sono Morrone e Bruno, che hanno delle difficoltà in questo momento a gestire le loro spalle, lo spazio che inevitabilmente il centrocampo schierato a 4 dà agli avversari. Neto Pereira ha fatto una grande partita, perché è un giocatore di grandissima intelligenza tattica,
oltre che qualitativamente parlando, e sfruttava benissimo questo aspetto qua. Si inseriva, uno dei due attaccanti teneva la difesa alta del Latina e lui si inseriva indisturbato dietro le spalle e gestiva. Abbiamo visto il gol con quanta tranquillità ha trasmesso la palla a Calibri. Però mister, torniamo sempre al solito discorso che forse la squadra ha bisogno di assemblaggio ancora, no? Sia in difesa che a centrocampo che in attacco. Quando si cambiano, io non so quanti undicesimi della passata stagione, Marcello, forse tu mi Marcello puoi aiutare. Marcello si trova compagni di reparto. Cottafava e Milani sono rimasti. Quindi ecco. Insomma è chiaro che insomma ci vuole il tempo necessario comunque per... Così, Poi ieri Marcello si è ritrovato anche senza De Josa, che è il suo compagno storico. Io non ti chiedo, Marcello, se ti trovi bene nella difesa 3, perché io so che tu già l'hai fatta con Apollonia Gubbio e ricordo una partita Sassuolo-Gubbio finita 2-0 per il Gubbio, dove veramente se non ricordo male era un 3-4-1-2, dove avete fatto una grande partita contro un Sassuolo che era primo in classifica e voi eravate rilegati lì nei bassi fondi. Può essere? Sì, memoria storica. Sì, ma io personalmente ci ho giocato diversi anni, quindi non mi è nuova. È così rischioso questo sistema di... Ma non c'è un modulo di gioco rischioso più di un altro, è sempre questione di equilibrio e di fare le cose per bene. Abbiamo visto il secondo gol, a prescindere dalla difesa 3, difesa 4 o dalla presenza di un centrocampista, anche se il mister ha fatto notare che non c'era, penso che una difesa, anche tre uomini possano gestire una situazione del genere, soprattutto perché nella fase centrale non è che hanno aperto il gioco, quindi sicuramente ci sono stati degli errori. E quindi ritorniamo ai discorsi di prima, noi dobbiamo pensare solo di lavorare, di migliorarci, di capire quello che abbiamo sbagliato per non rifarlo più. Questo è quello che il calciatore deve pensare e poi tutto il resto invece deve sgombrare la mente. E, per quanto riguarda il modulo, è sempre difficile dare delle opinioni. Questo è un modulo diverso, particolare, sotto certi punti di vista anche affascinante. Ha le sue difficoltà come un po' tutti i moduli, quindi, però secondo me è un po' riduttivo dire solo che perdiamo, non riusciamo a sviluppare il gioco per come siamo messi in campo. Le componenti sono altre e concordo anche col mister che dice che a volte un po' di attenzione, un po' di concentrazione basterebbe, perché poi alla fine, soprattutto nella linea difensiva, i concetti cambiano ma poco da una difesa 3 a una difesa 4, poi soprattutto negli ultimi 20 metri sono quelli, ecco, sono sempre gli stessi. Marcello, allora, comunque, con tutti gli... Sì, vai Domenico. No, solo per rassicurare chi non si fida della difesa 3, una battuta, Tesser gioca con i 4, addirittura con i 5 dietro, quindi in questo dovrebbero tranquillizzarsi alcuni nostri telespettatori. Sì, Tesser sì. Anche, sai, Fulvio Pea, che è un altro nome, no, che è stato fatto, lui è molto difensivista, quindi lui sarebbe l'ideale a questo punto, no? Beh, sì, rientra tra i sondaggi effettuati durante la giornata. Anzi, facciamo un sondaggio, no, non si fa il sondaggio perché ancora non c'è l'ufficialità, quindi non sarebbe carino nei confronti dello Special One siciliano, perché tutti si aspettavano da questo 3-4-3 uno spettacolo di gioco come ci ha fatto vedere in realtà Auteri, però ancora non si è visto in Serie B perché appunto, mister, bisogna aspettare ancora un po', no? Beh, lo abbiamo detto, ci sono delle difficoltà oggettive, insomma, i tempi di gioco... Ha saputo aspettare anche Zamparini a questo sono dire. I tempi di gioco in questo momento non sono ottimali per quello che riguarda lo scacchiere tattico Ma questa è una cosa che può accadere normalmente. Aspettate, certo. Il vero problema è che non puoi schierare la difesa 3 in Serie B, no, ormai la difesa 3 anche in Serie A. Ricordo che nella stagione in B della Nocerina la difesa subì oltre 70 gol... Diamo il benvenuto a mister Attilio Tesser, ora si ragiona, complimenti per la trasmissione, Thomas da Latina. E poi ancora, è sempre colpa di qualcosa o di qualcuno che non è lui, capito? Incocciati? Non abbiamo capito. No. Auteri, se non era un professionista, doveva rifiutare l'offerta del Latina. Domanda per Marcello. Chi è il rigorista del Latina e il titolare sulla punizione diretta a destra e sinistra? Questo è difficile, Marcello. Questa è riferita al rigore di Empoli calciato da Chiricò. Incocciati, sei il nostro orgoglio, meriteresti la guida di una squadra di Serie A. Se avete ancora speranza di Serie B, mettetelo alla prova. Ha rovinato Nocera, un tifoso di Nocera a Roma.
Mister, complimenti per la precisa analisi sui nostri errori, comunque sempre forza Latina. Con questo allenatore il Latina non farà più di 15 punti. Ma del portiere ne vogliamo parlare? Abbiamo preso 7 reti e sono 5 colpa sua. Ciao da Luca. Beh, i tifosi del Latina devo dire che ci vanno giù pesante, Domenico. Direi di sì, poi quando si vivono questi momenti, queste delusioni, uno stadio che come... Sì, ma io vi ricordo, siamo sempre alla terza giornata, a me sembra assurdo, perché è sempre la terza giornata. Ma qui si trascura un po' questo discorso del feeling, dell'intesa tra le varie componenti, secondo me è fondamentale. Non può accadere che una piazza come Latina, che trascinata, travolta dall'entusiasmo in questi mesi, dopo 3 giornate di campionato sia così arrabbiata. Dopo 2 incassi di tutto rispetto, con 5.000 e più spettatori con l'Avellino e altrettanti ieri. Evidentemente qualcosa o era rotto all'inizio o si è rotto strada facendo. Fatto sta che insomma il rammarico di questi tifosi secondo me non deve essere preso soltanto come una sorta di capriccio, di voler cambiare a tutti i costi. Secondo me mancavano e mancano al momento dei presupposti per continuare, insomma. Allora andiamo a vedere com'è andata questa terza giornata di campionato, vedendo i risultati, e poi diamo anche uno sguardo alla classifica. Per hanno giocato la domenica: Avellino Ternana 1-0, Brescia Novara 1-1, Cesena Virtus Lanciano 0-1. Te l'aspettavi questo risultato del Lanciano a Cesena? Io ho visto questa gara, sì, me l'aspettavo, perché è un Lanciano pericolosissimo, soprattutto quando riparte, si chiude molto bene in difesa. Certo, Cesena ha fatto una gara d'attacco, ha tenuto con scarsa considerazione quello che potrebbe essere un risvolto della squadra che si difende e poi attacca, ha fatto l'errore, ha preso gol e non c'è stato verso di recuperare. Quindi il Lanciano è una squadra che a mio avviso può dare fastidio a molti. E il Trapani sorprende ancora, perché va a pareggiare in casa dell'Empoli. Latina Varese 0-3, Modena Cittadella 2-0, Cittadella è il prossimo avversario del Latina, Padova Palermo 0-3, finalmente arrivata la prima vittoria per Gattuso, Pescara Crotone 2-2, Regina Juve Stabia 3-1. Qui è preoccupante la posizione di Braglia, secondo te? No, assolutamente, io sono convinto, stava vincendo a Reggio Calabria. Poi però la Juve Stabia ancora non ha centrato una vittoria. È vero, ma anche negli anni passati, insomma, ha fatto qualche, lo abbiamo detto anche la settimana scorsa. Sono certo che da qui a breve, lo ripeto, la Juve Stabia rimetterà in ordine le cose. Spezia Carpi 0-2, anche qui l'impresa del Carpi alla Spezia. Vediamo allora la classifica, diamo uno sguardo, chiaramente siamo ancora alla terza giornata, però ecco lì su, vediamo quest'Avellino. Domenico, sì, ti prego, l'Avellino ancora sta lì su. Ma io volevo fare una domanda a mister Incocciati. Proprio le altre neopromosse, cioè Carpi, Trapani, Avellino, stanno andando bene, almeno basandoci sugli ultimi risultati. Questo perché, a quanto pare, sembra abbiano puntato sulla continuità. C'erano molti protagonisti della scorsa stagione in campo in questi sabati, in queste domeniche, insomma. Questo puntare sulla continuità può essere un premio solo iniziale, vista la partenza lanciata, o possiamo mettere in preventivo magari un calo alla distanza? Guarda, ti rispondo dicendoti che, avendolo anche vissuto direttamente in Lega Pro con l'Atletico Roma, noi abbiamo vinto il campionato di seconda divisione, abbiamo mantenuto la stessa struttura nel campionato successivo e abbiamo fatto dei record straordinari per poi cadere nella finalissima contro la Juve Stabia. E io ho voluto la stessa struttura, perché avevo capito che all'interno di quello che è un'economia di gioco i miei giocatori giocavano a memoria. E quindi era pericolosissimo toccare e inserire, se non con molta attenzione, nuovi elementi. Ma questo non è accaduto, mi sembra di capire, nel Latina. E quindi ripeto quello che ti ho detto perché prima. Perché il Latina è quella che, rispetto ad Avellino e Carpi, Domenico, tu correggimi se sbaglio, ha stravolto di più la squadra. Assolutamente questo, sì. Questo potrebbe essere un aspetto, certo, che in questo momento forse, diciamo, in parte è causa degli scarsi risultati. Però bisogna giudicare un po' più avanti, diciamo, quello che è un aspetto, diciamo, strutturale della squadra. Così come è importante per le squadre che hanno ottenuto lo stesso organico riuscire
abbattersi con una categoria superiore che alla lunga, insomma, ci potrebbero essere delle difficoltà. Cosa che non si può dire per il Cittadella, ovvero la quarta giornata dove il Latina andrà a far visita appunto al Tombolato, e qui è cambiato tutto, a parte il mister, perché è l'ottavo anno consecutivo che Foscarini è sulla panchina, però è cambiato tutto in difesa, centrocampo e in attacco. Quindi Marcello, tu che partita ti aspetti al Tombolato, considerato un fortino poi fino a qualche anno fa anche? Ma sono 11 anni che il mister del Cittadella sono 11, non sono 8? Sono 11 perché lui arriva dal settore giovanile, quindi ha fatto tutta la trafila. Beh mister, insomma, però tu adesso mi vai a trovare il cavillo qui, scusami, è l'ottavo anno che è in prima squadra, in prima squadra hai ragionissima. Guai a contraddire Aurora. Domenico, ho ragione. Marcello. Beh, Cittadella è una partita difficile, anche perché loro, soprattutto in casa, sono una squadra fastidiosa. E hanno cambiato tanto, ma sembra che gli uomini, per il suo sistema di gioco, non siano influenti, perché quando vai là trovi sempre una squadra che corre molto, molto determinata, e riescono sempre a trovare semi sconosciuti in attacco che poi dopo si levano capocannoniere o quasi, e quindi dietro c'è sicuramente un lavoro di gente capace e importante. Quindi ora vengono da una partita a Modena, so anche giocata un po' male, però loro hanno un po' queste due facce, fuori casa e in casa. Però a prescindere da cosa vorranno fare loro, noi abbiamo veramente un sacco di buoni motivi per cercare di portare a casa qualche cosa e soprattutto una prestazione che sia all'altezza della qualità di questa squadra. Intanto c'è un bambino che ha conservato i pantaloncini firmati da te in pizzeria. E quindi a questo punto io ti chiedo, che estate trascorso, l'ho chiesto anche a Capitan Milani, però la voglio chiedere anche a te, che estate trascorso e come vi hanno trattato, ti hanno trattato te in particolar modo, i tifosi del Latina dopo la storica promozione che gli avete regalato? Beh, che dire, è stato qualcosa di straordinario. Io quest'estate per me è stato anche a livello personale un'estate importante. Perché è nata Sara, giusto? Esatto, è nata mia terza figlia, quindi... quasi non ho mai staccato, vittoria di campionato, nascita, ripartiti. È stato tutto un continuo, un tourbillon, esatto, di emozioni per te. Però veramente in quest'anno qua, ma anche prima di quel famoso 16 giugno, veramente ho vissuto delle emozioni importanti anche fuori dal campo. Veramente sono stato accettato e apprezzato forse più di quello che meritavo all'inizio. Quindi veramente un grazie, però... Questo fa piacere, ma bisogna voltare pagina, e peccato per questa partenza qua. Ho aperto la trasmissione dicendolo e voglio ribadirlo, veramente un peccato, perché allo stadio vedere così tanta gente, così tanto entusiasmo è veramente qualcosa di unico, e speriamo di ripagare la fiducia di questi tifosi. Quindi veramente per me per ora è stata un'esperienza molto positiva, ma è ovvio che non voglio fermarmi qua, e il mio desiderio è quello di mantenere la categoria. Ma 35 anni, resti ancora uno dei centrali 36 più forti. Ieri. 36 sono? Ieri. Ieri? Auguri. Vabbè, 36... Non è stato un grande compleanno, purtroppo. Beh, Marcello, però 36 anni e resti uno dei centrali più forti della Serie B. Tu mi devi dare un consiglio a tutti coloro che vogliono fare la stessa tua carriera. È doveroso da parte tua. Oddio, dare consigli, non voglio, è sempre difficile, non voglio avere la pretesa di dare consigli. Diciamo che la mia carriera, ma anche il mio modo di vivere, è sempre quello di essere seri, di lavorare, di essere rispettosi con gli altri e con se stessi. Quindi penso che per fare questo lavoro qua, come in tanti altri lavori, la passione e la serietà ripagano sempre. Quindi questo è quello che mi viene da dire ai più giovani che si approcciano a questo mestiere. Dall'alto della tua esperienza, i vari giovani che sono arrivati, parlo del reparto difensivo, chi ti ha colpito di più? Ma Brosco lo conoscevo già perché eravamo stati compagni di squadra a Trieste. Esposito lo conoscevo già perché eravamo stati compagni di squadra a Lecce. E Baldanne, che è il più giovane di tutti, è un buon difensore perché ha grandi qualità fisiche. È ovvio che è giovane, quindi anche lui
nuovo della categoria, deve imparare molto, però secondo me ha delle giocatori di buona prospettiva. Brusca Gin lo conosciamo e abbiamo apprezzato la sua serietà e la sua duttilità, che è molto importante in una rosa. Quindi penso che veramente anche in altri ruoli, anche di Chiara a sinistra che non è stato mai utilizzato, Maltese, la società si sia mossa bene. Sono stati un po' i primi acquisti che ha fatto la società, ha impostato un po' così il mercato prendendo subito i giovani più interessanti, e penso che ci sia riuscita, perché sono tutti giocatori di ottima qualità. È ovvio che pagano dazio per la loro età, però penso che ci si possa puntare, perché hanno veramente dei valori importanti. Tanto, mentre vediamo il prossimo turno, ti chiedo come si fa ad arrivare così a 36 anni, Marcello? Uovo sbattuto tutte le mattine. No, però, no, di qualcosa, anche perché Zanetti, io so che si sveglia tutte le mattine prestissimo, fa una dieta veramente rigidissima. Troppo importanti, troppo importanti, per favore. No, vabbè, però per dirti, per farti rendere conto che dell'età, però comunque si resta sempre un campione nonostante l'età, no? Anche un Luca Toni, ad esempio, ti faccio questi esempi qui. Però perché magari loro fanno una vita molto regolare, stanno attenti. Come si fa? Sì, sicuramente è molto importante, senza estremismi particolari, però penso che l'alimentazione e il riposo siano due componenti fondamentali, ma non solo per arrivare a, magari alla mia età o di più a giocare, ma anche quando hai 23, 24, 25 anni. Ovvio che hai tempi di recupero diversi, ma è importante, quindi mangiare bene, riposare e soprattutto essere sereni di testa. È molto importante cercare di staccare la spina quando bisogna staccarla, e invece essere molto concentrati quando si lavora. Quindi questo è il mio modo di pensare, è sempre stato il mio modo di lavorare, senza cose particolari. Penso che la serietà e la passione, ripeto, siano le cose più importanti, però se proprio devo dire due cose... Soprattutto, scusami se intervengo, per quello che riguarda un po' la responsabilità, oltre a quella insomma legata agli eventi del campo, la responsabilità dei più anziani nei confronti dei giovani è importante, soprattutto per la crescita dei giovani, perché i giovani, anche se non sembra, sono attratti dal giocatore e quindi hanno un esempio davanti a loro, e non bisogna esimersi dallo spiegare alcuni atteggiamenti di tattici, di comportamento, perché comunque è un assicurarsi il processo di crescita, di questo sport. I dirigenti della Tina sono stati bravi, quindi quando c'è stato lo smantellamento della squadra, hanno detto no, Cottafava non si tocca, perché... Sì, chiaramente. Diciamo che non è soltanto compito dei giocatori esperti, ci vogliono anche dirigenti esperti, ci vogliono anche il pubblico. Che sappiano fare quel tutta giusto una serie mix, di componenti, certo. Importanti, certo. Allora, sì, rivediamo un attimo il prossimo turno, brevemente lo commentiamo perché siamo in ritardissimo, quindi mi scuso con il nostro regista Rocco Magnapera. Rocco, perdono, ci siamo persi in chiacchiere, ma con Marcello Cottafava è così. Noi lo scorso anno l'abbiamo avuto ben due volte, se non sbaglio, in trasmissione, e quindi lui ha una favella, non solo è bravo in campo, ma anche poi, io te l'ho detto anche alla festa, quando tu smetti di giocare, se vuoi venire qui a fare l'opinionista, sei ben accetto. Bari Modena, Carpi Empoli, Cittadella Latina, Crotone Spezia, Juve Stabia Siena, Novara Padova, Palermo Cesena è l'anticipo, Ternana Brescia invece è il posticipo, Trapani Regina, poi abbiamo Varese Pescara e Virtus Lanciano Avellino. La partita più difficile secondo te qual è? Sono tre. Sì, vai. La prima è l'Empoli, perché dopo il passo falso in casa, ma secondo me legato anche alla scarsa vena dei propri attaccanti, tutti e tre non hanno espresso un buon calcio e quindi è stato un Empoli limitato. È chiamato a Carpi, dove Carpi invece ha fatto un risultato importante. Poi direi immediatamente Juve Stabia Siena, dove bisogna vedere la struttura di questo Siena, evidentemente se... ha qualche problema, come è emerso nella gara interna. Problema in difesa al Siena, però in attacco non credo. No, ha un problema forse di concentrazione, perché quando raccoglie immediatamente i frutti, però man mano che va alla gara, almeno contro il Bari nell'ultima gara, mi è sembrato questo. E quindi bisogna vedere un po' a livello strutturale. Interessante il Brescia invece, che non vince, sai da quanti giorni? Da 1000.
Quindi, e anche lì c'è contestazione caso, contro Corioni, contro l'allenatore. Insomma, sarebbe il caso. E poi c'è, diciamo, quella Clou Palermo Cesena che alle 20:30, che peraltro fammi aprire una parentesi, la commento io davanti al televisore per sentire Incociati che commenta Palermo Cesena. Intanto, invece di chiacchierare, Domenico e Marcello, che cosa vi state dicendo? Qual è secondo voi invece il match più interessante, a parte chiaramente Cittadella Latina? Guarda, io seguo con curiosità questa partita del Varese col Pescara, perché voglio vedere il Varese al cospetto degli abruzzesi cosa riuscirà a fare. Secondo me ieri a Latina ha fatto il compitino, se vogliamo, si è difeso con ordine, è ripartito affidandosi ai suoi uomini di maggior talento, però non mi è sembrata tutta questa corazzata, non so se è d'accordo Marcello. No, ma diciamo che per come è andata la partita si è trovato il risultato subito favorevole, poi è una squadra esperta, ha gestito la situazione, poi in apertura di secondo tempo è andato sul 2-0, quindi è stata una partita sicuramente facile per loro. Sì. Allora, permettimi un'ultimissima domanda, Marcello. Conosci Tesser? Non l'ho avuto personalmente, lo conosco di curriculum, e ho anche giocato 5 anni a Treviso, lui è più o meno di quelle parti, quindi sempre un po' nominato sui giornali, quindi allenatore sicuramente esperto e valido, che ha fatto bene in molte piazze. Mi permetto, panchina d'argento del 2012. Sì, per la scalata con il Novara, è vero. Attilio Tessera, che poi è partito da Udine oggi per venire a parlare con la dirigenza pontina, Domenico. Queste sono le voci che circolano, qui di ufficiale non possiamo dire niente, cara Aurora. No, però noi possiamo dire tutte le voci che circolano, e questo è il bello del nostro lavoro, certo. Tutti i rumor, soprattutto tutte le cose che noi sentiamo possiamo dirle. Diciamo che il contatto più concreto è stato quello con Attilio Tessera, però ripeto, domani potrebbero esserci ulteriori sondaggi oppure arrivare direttamente alla firma, staremo a vedere. Domenico, è vero che Gautieri invece ha rifiutato? Sì, pare proprio di sì. Come sei secco con questo sì. Sei stato perfetto, Domenico, hai detto tutto con questo sì. Veramente, ma poi c'era un hai problema trasmesso di... tutto. Ma quindi domani l'allenamento chi è che lo... Domenico Ippoliti. Che lo dirige? Domenico Ippoliti dirigerà l'allenamento domani. No, ci sono i senatori eventualmente pronti a dirigere le operazioni, insomma. Marcello, ma tu pensi a un futuro da allenatore? Ma ora ho altri pensieri. Ora la mia concentrazione è per quest'anno, per fare il calciatore a Latina. Poi vediamo quello che anche l'anno prossimo, semmai, no? Però lui ha un anno di contratto, Domenico. Ma non è un problema, anche l'anno scorso ne aveva. Lo so. Ragioniamo di anno in anno. Certo, di anno in anno e di partita in partita, magari. Allora ci vediamo lunedì prossimo. Io ringrazio Domenico Ippoliti e Marcello Cottafava per essere stati con noi. E poi ringrazio anche tutti i tifosi che ci hanno scritto, siete stati tantissimi questa sera, che ci avete espresso il vostro pensiero, giusto così. Quindi continuate ogni lunedì, io, Beppe Incociati, Domenico Ippoliti e poi un ospite della Latina, vi aspetteremo per appunto commentare questo vincente campionato di Serie B. Vi ricordo anche gli appuntamenti però del martedì sera con Bordocampo Lega Pro e a seguire Bordocampo Serie D. Tanto mister, grazie anche a te per essere stato con noi. Grazie, allora a tu te. Vai, preparati, dove vai? A Palermo? Palermo Cesena, sì. Vai proprio a Palermo tu, no? Vado a Palermo. Ecco, quindi salutaci Palermo, salutaci anche Gattuso. E noi ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a tutti, buonanotte.